In questi mesi si è detto di tutto sulla nostra manovra di bilancio, sul nostro decreto fiscale, si è detto che abbiamo imposto nuove tasse, nuovi balzelli, tutte sciocchezze. Questa è una legge di bilancio che ha tolto 7 miliardi di euro di tasse agli italiani e ha trovato 23 miliardi di euro per evitare che aumentasse l'IVA, che significava nel 2020 qualcosa come 600 euro in più a famiglia. Ora, abbiamo messo dentro questa legge di bilancio e nel decreto fiscale una serie di provvedimenti per aiutare le famiglie. Uno di questi è una battaglia che portiamo avanti ormai da 7 anni e che riguarda l'RC Auto. È una vecchia battaglia che noi abbiamo sostenuto nelle piazze con i banchetti, con le raccolte firme per una RC Auto equa, perché è una di quelle spese che grava sul bilancio di una famiglia. Grazie al lavoro che hanno fatto Alessio Villarosa, Sergio Puglia, Andrea Caso nelle nostre commissioni parlamentari, in Parlamento e lato governo, ci sarà la possibilità per una famiglia di poter acquistare ad esempio un motorino. Se sull'auto della famiglia sei nella miglior classe, sei un automobilista virtuoso, puoi applicare la miglior classe anche al motorino. Viceversa, se tu hai un motorino con la miglior classe di rischio per la tua polizza assicurativa, puoi applicare quella miglior classe anche ad un'auto che tu acquisti nello stesso nucleo familiare. Vale ovviamente per gli automobilisti virtuosi, cioè noi vogliamo premiare chi si comporta bene alla guida, chi ha una guida responsabile e amministra il proprio mezzo di trasporto in maniera responsabile. Non posso che ringraziare chi ci ha lavorato, perché è un altro strumento di equità per le famiglie italiane e che aiuterà tanti giovani e meno giovani a poter spendere di meno in uno strumento, l'RC Auto, che meriterebbe un'altra serie di riflessioni, di ampie riflessioni su se esiste una concorrenza in questo settore oppure no. Dovremmo dire tante cose, abbiamo appena iniziato, però un pezzo importante di quella campagna RC Auto Equa diventa realtà. Ci abbiamo impiegato, è vero, 7 anni, ma solo dopo 2 anni di governo. Questi sono i passi che il Movimento 5 Stelle vuole portare avanti. Oggi facciamo un primo passo verso l'equità, facciamo risparmiare migliaia di euro per famiglia. Gli stessi giornali, il giorno dopo dell'approvazione di questa legge, hanno detto che le famiglie risparmieranno 1000 euro in media. Abbiamo fatto le verifiche, abbiamo voluto verificare, abbiamo fatto dei preventivi e addirittura da 1600 euro sembra che il contratto di assicurazione possa scendere addirittura a 900 euro. Quindi parliamo di 700 euro di risparmio per una singola persona in una singola assicurazione, altro che aumento di tasse. Qua riduciamo le tasse e i costi per tutte le famiglie italiane e lo facciamo soprattutto in che modo? Cercando di risolvere quelle cose, quei problemi che ci hanno sempre sollevato. Io sono un cittadino virtuoso, non faccio mai incidenti, perché devo pagare un'assicurazione più alta rispetto ad altri cittadini italiani, visto che sono anche io italiano? E allora questo è il risultato, raccontatelo a tutti, altro che manovra delle tasse, qua c'è un risparmio vero e reale di migliaia di euro a famiglia. Raccontiamo la verità, per favore. Finalmente una battaglia che è cominciata tanti anni fa, oggi ha avuto un primo step realizzato, quindi ci sarà un risparmio importante per le famiglie. È una battaglia che abbiamo cominciato e voluto proprio per fare in modo che i cittadini abbiano uguaglianza ed equità e finalmente ora abbiamo un primo tassello reale importante. In questi giorni stiamo ricevendo le prime obiezioni su questa normativa. Molti di loro dicono che questa normativa già esistente. Invece noi diciamo no, non è così. Lo ripetiamo. Un buon padre di famiglia che ha un veicolo, ovvero un'auto in prima classe, da oggi si acquista un motorino, potrà trasferire la sua classe di merito, quindi la sua prima classe, sullo scooter. Quindi, a differenza di prima, oggi si potrà scegliere la migliore classe di merito e trasferirla su qualsiasi tipologia di veicolo. Quindi questo governo ha dato una boccata di ossigeno ai cittadini italiani. Questo è solo un piccolo tassello di questa legge di bilancio e di questo decreto fiscale. Potremmo parlare per ore di tante altre cose che sono entrate a favore delle famiglie. Nel 2020 non pagherete più il super ticket per la sanità, si comincia ad abbassare quello che è il cosiddetto cuneo fiscale, significa che quando aprite la busta paga quel lordo sarà sempre bellissimo, ma anche il netto comincia a diventare un po' più bello. Prima era una tragedia
Beh, che dire, ci sono i lavoratori socialmente utili che finalmente sono entrati nell'organico dei comuni. Abbiamo portato avanti una serie di misure che aiutano le imprese, le aiutano per quanto riguarda la sburocratizzazione, per quanto riguarda gli incentivi, per quanto riguarda anche l'affrontare un momento difficilissimo, è quello della conversione industriale, visto che stanno cambiando i processi produttivi, sta cambiando il lavoro. È confermata quota 100, è confermato il reddito di cittadinanza, è confermato il regime agevolato per le partite IVA, non aumenterà l'IVA e ci sono tante altre cose di cui potremmo parlare che abbiamo inserito in queste due misure, manovra di bilancio e decreto fiscale. L'abbiamo fatto in pochi mesi perché come sapete che questo governo è nato a settembre, avevamo e dovevamo centrare due obiettivi primari in questi tre mesi, taglio dei parlamentari e non far aumentare l'IVA, abbiamo fatto di più. E adesso ci vogliono regalare anche questo referendum sul taglio dei parlamentari. Ci sono 64 senatori che hanno firmato e hanno indetto un referendum. Mentre per i normali, per i mortali, servono 500.000 firme per indire un referendum. Avrei voluto vedere quei 64 senatori a raccogliere le firme per fermare il taglio dei parlamentari. Hanno solo rallentato di qualche mese, ma sono sicuro che anche su questo gli italiani voteranno con buon senso e manderanno a casa 345 parlamentari. Insomma, questo è il bilancio di una prima parte di questo governo, dei primi mesi di questo governo, e grazie anche al lavoro di queste persone nei prossimi mesi potrete pagare una RC auto più equa. Ciao a tutti.